Dunque, bella raga, pausa sigaretta, benvenuti al mio canale, ben ritornati sul mio canale. Ieri, dopo aver lavato la moto, mi sono accorto che, infatti la sentivo che strappava ogni tanto tendeva a strappare quando cambiavo la marcia, cioè quando buttavo dentro la marcia, rilasciavo la frizione e poi dopo un po' acceleravo di colpo, sentivo uno stack, un colpetto. E poi lavando la moto, ho provato, mi sono ricordato, ho detto fammi vedere, ho provato a muovere e cavolo, si muoveva avanti e indietro la corona. Adesso vi faccio vedere in che modo. A mano sembra poco, ma su, montato sulla moto si muove tanto, tanto di più. E ho pensato subito che il paracolpi in gomma all'interno del mozzo si sia consumato o rotto, perché qua la gomma, perché la moto non è stata usata per 5 anni, è stata ferma in casa con vicino delle batterie che lasciavano andare l'acido, quindi le gomme varie si sono molto corrose, si sono bruciate. Allora, da subito ho pensato, magari il paracolpi, andato a fanculo, si è diventato duro, usando la moto, adesso riprendendola in mano, con i colpi, magari si è spaccato, si è frantumato, si è consumato, non lo so. Invece, c'è un altro problema, che ora vi mostro. Ho tirato giù tutto, ho tirato giù la ruota. Così controllo anche i freni posteriori, perché devo dire che sta moto non frena più una mazza. La catena non la cambio. Il paracolpi. Il paracolpi è sanissimo, non c'è niente. Tra l'altro è un bestione sto paracolpi, cioè per la moto che è, per la cilindrata che ha, un 150, voglio dire, anche le gomme sono piccole, è eccessivo questo paracolpi. È gigante ed è sano, non ha niente. I cuscinetti sono buoni. Questo, quello di là, aspetta che vediamo subito i freni come sono messi. I freni sono da cambiare. E allora, già che ci sono, quasi quasi, cuscinetto buono, secondo me questi freni hanno fatto, no vabbè dai, ancora un po' vanno, ancora per un po' vanno, però comunque li ordino, perché poi, più avanti, li sostituisco. Va bene, ok. Per il resto tutto bene. Ora vi mostro il vero problema qual è. Il vero problema sta qua. Ma qua non c'è niente, giusto? C'è un cuscinetto e niente altro. I bulloni e la corona. Allora, la corona è andata. Perché se la guardi bene non c'è più il dente. Quindi corona posteriore consumata. Ma come ha fatto a consumarsi così velocemente questa corona? Semplicemente quel genio filippino che me l'ha montata non ha tirato bene questi bulloni. I bulloni lasciavano un minimo di movimento, di vibrazione, che all'inizio non c'era, non potevi accorgertene, ma a lungo andare hanno sicuramente consumato un po' le viti. Dopo, quando le smonto, lo vedremo. Infatti si muove tutto, un gioco incredibile di 1 cm, non è poco, no, 1 cm no, ma adesso lo vediamo quanto è il gioco.
un gioco di 3 mm. 3 mm, 3 mm e mezzo di gioco, che non sembra, ma cioè guarda te. Praticamente non hanno tirato bene queste viti a lungo andare. Partenza stop, pam pam, colpi su colpi, si è sputtanata e mi ha fatto consumare velocemente la corona. Perché sta moto non c'è mica tanti chilometri, eh. 73.000 km. 73.000 km non sono niente, è nuova. Bisogna calcolare che è stata usata 2 mesi per 2 anni. Vuol dire ogni anno 2 mesi. Quindi un totale di 4 mesi. E più adesso che vivo qua nelle Filippine. È un anno e mezzo che la sto usando. Io vivo qua da 2 anni, ma 6 mesi, 5 li ho passati in Italia, quindi. C'è da cambiare la corona. Ora, la corona, io per adesso non ho intenzione di spendere soldi. Ci rimetto la sua originale, che è nuova praticamente, perché io la moto da subito ho detto no, la moto non va bene, il rapporto è troppo corto, mi mangia via tutte le marce. Infatti, guardate che differenza, questa è la differenza tra quella sua originale che è una 38 428 e questa qua è una 30 se non sbaglio, non c'è scritto, non lo vedo, è troppo sporca. Vabbè, non li sto a contare comunque. Molto più piccola e quindi molta più velocità, un cambio molto più morbido, molto più rilassante la guida, più bella da guidare. Con questa è nervosa, con questa si impenna la moto. Vabbè, ce l'ho. Allora adesso per non spendere soldi a cazzo, tiro via qua, se i bulloni sono consumati, li cambio con bulloni nuovi e ci monto su la sua originale. Questa moto avrà una ripresa incredibile. E si impennerà, sarà nervosa come una stronza. Vabbè, quindi facciamo così. Ora aspetta che ti faccio. Ora guardiamo le viti come sono messe un attimo che le smonto, che non riesco con la telecamera in mano. Ecco qua, ho smontato la corona. Non sono molto alesati fuori della corona. Sono proprio consumate le viti. Occhio, non si vede, ma qua in questo punto sono consumate. In questo punto qua sono molto consumate, quindi questa si nota un po' di più. Qua proprio si vede che manca da questa parte. E le viti vanno sostituite. Il cuscinetto è andato. Questo cuscinetto che c'è qua è andato. Si sente che gratta. Gli ho già dato due mazzate con il martello per vedere se riesco a cacciarlo fuori. Il paraolio. Sarebbe anche lui da cambiare, ma non me ne frega un cazzo il paraolio, non mi interessa. Il cuscinetto, forse, se Dio vuole, ce l'ho. È un 6204 RS. Dovrei averlo nuovo. Se ce l'ho, una figata, così lo cambio, non spendo un cazzo. Bella lì, il perno che c'è dentro, quello sarà bastardo da togliere. Probabilmente per fare prima lo scaldo col cannello. Eh sì, scaldo col cannello, così viene via, si dilata e viene via molto più facile. Cuscinetto l'ho estratto. E adesso lo vado ad acquistare perché ho cercato, cercato, cercato. Ce l'ho, ma non di questa misura. Nuovi? Magari ce l'ho anche di questa misura, che è 6204, praticamente è un cuscinetto standard. Ce l'ho di sicuro, ma non so dove cazzo ce li ho, quindi lo vado a comprare. Per tirarlo fuori l'ho scaldato con il cannello, infatti è ancora un po' caldo, ed è venuto via facile. Per picchiarlo fuori ho usato questo, che è del Peugeot, tra l'altro in ottime condizioni, del Peugeot 104 SV, 104, 105 SV, 105 SV. Del 1976, ho usato questa per picchiare fuori come perno.
E ho trovato le viti nuove. Va che culo, vanno proprio bene. Viti nuove che userò i bulloni vecchi. No, sono rovinati. Metterò anche i bulloni nuovi, va bene, ok. E le viti ce l'abbiamo e niente, adesso prendo il monopattino e vado a comprare sto coso qua. Che cazzo. Quindi il cuscinetto è entrato dentro come il burro, anche il paraolio, gli ho dato una pulita col pennello e sapone, quindi ci siamo, questo l'ho bagnato perché era caldo, per non rovinare il cuscinetto, e qua siamo a posto, adesso devo cercare quattro dadi del lotto e montiamo la vecchia corona. Dunque, già che ci sono, visto che è tutto brutto, fa schifo, gli diamo una bella lucidatina. Ecco qua, lavoro finito. Lucidato anche l'alluminio, quindi è tornato bello, perché era proprio brutto, brutto. Non lì dove si vede. Sembra un pezzo nuovo. Adesso devo ripiegare qua le alette di protezione anticazzi. Stretto bene, stretto forte. Di brutto con bulloni da 8-8, che insomma bulloni seri, non quelle schifezze che c'erano montate. Questi sono viti che ho portato dall'Italia, delle presse TCS. Va bene, e mo rimonto il tutto. Questi cosi qua che fanno schifo, gli spessori sono proprio brutti. Mi do una lucidata e una verniciata. Anche il perno è bruttino, gli do una lucidatina anche al perno. E gli metto la marea di grasso. Dunque, ragazzi, catena montata, ha montato tutto. Sono andato già a fare un giro di prova. Già che c'ero, qua era tutta arrugginita, l'ho grattata, gli ho dato una spruzzata di nero così al volo, ho anche verniciato questa parte qua e gli spessori, lì, perché era tutto arrugginito. E quindi va bene così. La catena è un po' tesa, ma neanche tanto, no, va bene, giusto. Prima era molto più tesa perché era appena stata stretta. Poi ho fatto un giretto qua, ho fatto un prima, seconda, terza. Devo dire che fa paura adesso di ripresa, brucia via le marce subito. Wow, sembrava moto la cross quasi, quasi. Per fortuna il pignone, c'è sotto ancora il pignone, quello che ho cambiato io, che è da 15 denti, mi pare, più grosso che si può montare, perché era davvero troppo corta. Praticamente questa moto viene venduta con il rapporto, perché la fanno in due versioni, anzi tre, la fanno 110, facevano, non la fanno più, 110, 125 e 150. Io ho preso la più grossa, la 150. Secondo me in tutte e tre c'è lo stesso rapporto. E no, non va bene, un 150 spinge, spinge di brutto 150. Se non gli cambi il rapporto, figa, va fuori giri il motore. Infatti questa prima andava fuori giri, proprio che se tenevi al massimo l'acceleratore spaccavi il motore, scoppiava. Adesso sarà molto più nervosa. Molto, già l'ho sentita che è più nervosa. Poi vabbè, già che c'ero, ho verniciato gli specchietti, li ho montati ieri, vabbè. Erano tutti arrugginiti, una merda. Sembrano nuovi, cazzo. Eh? No, no. Yeah. Va bene, dai, niente, la moto è a posto. Ho speso solo 100 peso per cambiare il cuscinetto. Guarda quanta merda che c'era dentro.
arrugginito, bloccato. Gira male. La corona vecchia, cioè la corona piccola nuova che già da buttare via. E adesso c'è su questa, che è più grossa. Andrà sicuramente meglio in salita, andrà sicuramente meglio di ripresa, soprattutto quando andiamo al mare che siamo stracarichi, che c'è lo zaino dentro il cibo, eccetera. Devo darvi una brutta notizia. Questo ho usato il monopattino per andare a comprare il cuscinetto. Al ritorno, quasi ero vicino a casa, quasi, si è spaccata la frizione. Penso si sia rotta una molla ed è andata a bloccare il pacco. Vuol dire che questo motore adesso con questa marmitta sta tirando fuori più cavalli di quelli per cui è stata studiata la frizione e quindi un cazzo. Devo aprirlo e montargli la vecchia frizione e capire che cosa è successo. Devo tirare giù il motore. Va tirato giù tutto il motore. Tanto è veloce, sono 4-5 viti di lì, viene giù tutto. Tolgo tutto il blocco motore e c'è subito lì la frizione e andiamo a capire che cazzo è successo. Anzi, già che ci sono, apro la scatola del cambio, controllo anche quella perché mi sa che l'olio che c'era all'interno è finito dentro nella frizione, l'ha trafilato dalla parte di là, perché non è studiato per tenere l'olio, a quanto sembra. Boh. E allora a sto punto gli do una bella pulita, lo riempio di grasso, visto che ho questo grasso qua che è una bombazza. Questo è proprio favoloso, devo dire che appiccica in una maniera incredibile e resiste fino a 180 gradi, quindi perfetto. È un olio di colore azzurro che va da Dio, apposta per cuscinetti alta temperatura. Azzurro, appiccica molto, eh? Bello appiccicoso, molto denso, a bassa viscosità. Va bene, niente, la moto a posto. Bello anche qua che adesso è bello lucido, prima era uno schifo, era bruttissimo, era quasi ammuffito l'alluminio. Va bene, niente, adesso sto controllando il carburatore. Ho tirato via la valvola a ghigliottina e sto controllando lo spillo, gli do una lucidata a tutto. Bene, mi è caduta la guarnizione. Gli do una lucidata a tutto perché mi rimane bloccato l'acceleratore. Non so che cazzo c'ha sta moto, ieri a momenti m'ammazzo. Acceleratore bloccato, eh. Motore a 6.000 giri. 6.000 giri il motore non scendeva, non smollava. L'ho spenta, ho dovuto spegnerla. Muovere un po' lì dove c'era abitato, dove si va il tappo sopra del carburatore, dove va ad avvitarsi, che c'è dentro lo spillo, eccetera. Si è sbloccato e sono tornato a casa. Paura, paura, paura perché non riuscivo a fermarmi. Cazzo fai, tiri la frizione, motore fuori giri, 6.000, l'ho spento subito. Sono fermato, dopo un po' sono riuscito a farlo smollare. Non smollava, adesso non so se è lo spillo che si va a incastrare dentro nel getto, rimane incastrato nel getto, o se la ghigliottina è ovalizzata, non lo so. So una cosa, che è un po' piccolo come carburatore secondo me, va bene su 125. È un 22, mi sembra questo qua. Un 26. Se ci metto un 30? Qua i carburatori costano un cazzo, anche perché valgono un cazzo. Su tutte le copie, no? Copia del Canyon. Tutte copie dei più bei carburatori che ci sono, qua li trovi, costano un cazzo, tipo 500 peso neanche, di 15 euro. Con 15 euro ti compri un carburatore che in Italia cazzo di tiene fuori, figa. Non lo so, 70, 80, 100.
E quindi niente, devo decidere, adesso vedo se riesco a fare riprendere sto benedetto carburatore che tra l'altro pure è scarburato, non riesco nemmeno a carburarlo, una merda. Se riesco a farlo funzionare, bene, se no compro un altro carburatore, Mi vaffanculo. apri per piacere. Dalle Filippine, Power Robby, la lina che si è verniciata i cerchi. Hai verniciato anche quelli verso il muro? Quale muro? I cerchi del truck, quelli verso il muretto? Tutto. Anche quelli? Ah, non lo so. Ma no, ma quelli non dovevi farli, li avevo fatti io ieri. Bella lì, ecco qua il problema. Oh, meno male. Fortunatamente è una cazzata. Lo spillo comunque è conciato, da pulire. Qual era il problema? Anche questa molla qua è tutta sporca, conciata, da pulire. Qual era il problema? C'era il segger che era sganciato. Quindi lo spillo ballava dentro. Cioccava dentro e rimaneva su, rimaneva giù. E carburazione chiaramente andava a farsi benedire. Quindi ora lucidiamo tutto. Stringo questo stronzo di un segger da 4 soldi, che è un segger da 4 soldi, non è di quelli belli. Ma ce li rimetto questo, non frega un cazzo. Lo stringo bene con la pinza in maniera che fa clac bene. E niente, lucido tutto, pulisco anche qua dentro perché è pieno di schifo. Non so se riuscite a vederlo. Tutto schifoso. Qua non lo lucido C'è la cosa perché c'è lì la sulla protezione. ausie. C'è questa materiale qua che è la protezione e quindi non lo vado a toccare. Molicote, come cazzo si chiama? Qua dove c'è la vite del minimo, qua dove c'è la vite del minimo si è un po' segnato. Chiaramente, beh, ci picchia su ogni volta. Va bene, niente, una bella pulita, una lucidata allo spillo e rimontiamo il tutto. Quindi ho anche cambiato la lampadina della moto perché era bruciata, ho capito che si è bruciata. Praticamente ci sono due forcelline di metallo che è una molletta, una molla che tiene lì la lampadina. Il supporto in plastica rotto. Quindi ci ho messo la colla e una vite più lunga. Prima più sottile, più lunga che andava più in profondità, boom, basta. Ho cambiato la lampadina, lampadina ce l'avevo già, roba portata dall'Italia. Lampadina alogena nuova. A posto, adesso vado a comprare la vernice per fare il full track, il bianco e il diluente e facciamo il giro di prova in moto. L'acceleratore sembra andare bene, sembra il problema risolto, ma è un po' grassa di carburazione, adesso non so se è perché il motore è freddo. Vedremo, perché se no cambio la posizione del segger sullo spillo, magari è quello. Va bene, bella lì, Power Robby.